a Udine, per cui, ripeto, spesso problematiche extrasportive appesantiscono l'evento in maniera anche significativa. Comunque, quindi diciamo, ci occupiamo anche di eventi istituzionali, sia di nostra diretta organizzazione, sia in collaborazione con i cerimoniali di altri enti, in occasione di eventi in cui la FIGC è chiamata a partecipare con tecnici, giocatori o semplicemente con dirigenti. Adesso vediamo un attimino una piccola carrellata delle attività legate all'organizzazione di una partita disputata in Italia, per poi fare un breve accenno agli eventi internazionali e poi concluderemo con un approfondimento sugli eventi istituzionali. Dunque, abbiamo appena evidenziato le possibilità di operare sia in ambito sportivo che istituzionale. Infatti, nell'attuale struttura organizzativa della Federazione Italiana Gioco Calcio, l'ufficio cerimoniale è parte dell'area istituzionale, insieme all'ufficio iniziative istituzionali, appunto, all'ufficio sostenibilità e responsabilità sociale e all'ufficio progetti europei. Nella slide, qui sulla destra, sono riportati due loghi della federazione. Quello istituzionale, che chiamiamo familiarmente la palla e che pochi conoscono all'esterno, ed invece lo scudetto, quello più sulla destra, che è riconosciuto da tutti perché compare su tutto il materiale logato del nostro sponsor tecnico. Poi, chiaro che poi all'interno della Federazione Calcio, che è una struttura abbastanza grossa e complessa, il cerimoniale agisce in maniera trasversale a supporto di tutti gli altri uffici federali, contribuendo alla loro attività di competenza sia in Italia che all'estero. Procedure stadio. Partiamo subito con un dato. Naturalmente, le squadre nazionali che partecipano alle competizioni internazionali di FIFA e UEFA sono 8 in ambito maschile e 6 in ambito femminile. In realtà qua si aggiunge anche la nazionale universitaria, che ogni 2 anni prende parte ai campionati universitari, le Universiadi. E poi dal 2020, l'anno della pandemia, si è aggiunta anche la nazionale sport. Pertanto l'ufficio cerimoniale gestisce in maniera diretta appunto le partite della nazionale under 21, della nazionale A maschile e della nazionale A femminile. Chiaro che poi oh, eccoci qua, eccoci qua. L'organizzazione di una partita della nazionale ovviamente necessita di una serie di attività da svolgere appunto nella sede di gara. Perché voi dovete sapere che in Europa ci sono delle federazioni che disputano le partite della propria nazionale maggiore sempre nello stesso stadio. È il caso della federazione inglese che gioca regolarmente a Londra nello stadio di Wembley. La FIGC invece è nella convinzione che gli azzurri siano proprio un patrimonio di tutto il territorio, di tutti gli italiani e di tutto il territorio nazionale, ha scelto di giocare in una itineranza che ha il chiaro obiettivo di promuovere il calcio internazionale anche in città che altrimenti ne sarebbero tagliate fuori. Quindi questo dal punto di vista operativo ovviamente comporta una complicazione in più. Infatti, come già è stato detto in precedenza dalla collega del tennis, le location diverse comportano interlocutori diversi, dinamiche diverse, capacità inteso come numero di ospiti presenti molto diversi. E il sopralluogo è anche fondamentale perché voi dovete sapere che gli stadi di calcio sono strutture costantemente interessate da modifiche strutturali. Perché? Perché alle spalle ha una federazione europea, l'UEFA, che chiaramente è in continuazione, incessantemente, emana delle normative, delle regolamentazioni, e per cui è sempre una corsa all'aggiornamento. E quindi, ritornando al discorso del sopralluogo, è qualcosa di assolutamente fondamentale. Ovviamente, nel sopralluogo bisogna aggiornare la mappa
mappatura dei settori per i quali si andranno ad emettere i biglietti, si verificano gli spazi accessori, parcheggi, aree ospitalità, e chiaramente nelle aree ospitalità poi faremo un piccolo inciso perché è il punto di incontro della fase familiare di tutti gli ospiti VIP e quindi bisogna organizzare anche un servizio, un catering all'altezza. Ovviamente è molto molto importante pianificare nel sopralluogo anche un flusso e avere in testa un'idea di quello che sarà l'andamento in gara di un flusso significativo di ospiti. Poi ovviamente tutte le procedure di cui parleremo più avanti sono sempre alla ricerca del miglioramento, della funzionalità, della rapidità, dell'efficienza, insomma. Entriamo un pochino nel dettaglio dei soggetti che partecipano al sopralluogo. Naturalmente, partendo dal presupposto che ogni partita in casa, la FIGC è supportata da un club, il club che gioca abitualmente in quello stadio. Ovvio che se lo stadio è condiviso tra due squadre c'è un'alternanza. Se giochiamo a San Siro con il supporto dell'Inter, sicuramente la gara successiva giocheremo con il supporto del Milan. Dicevamo, al sopralluogo sono presenti i rappresentanti ovviamente del club, i delegati dell'UEFA, i rappresentanti della federazione che andremo ad incontrare e vari altri soggetti, tipo i broadcaster detentori dei diritti televisivi. Ovvio che poi possono partecipare anche altre figure, naturalmente, che sono interessate alla organizzazione, ognuno per la propria competenza, della gara. E qui parliamo di questura, di altri soggetti, insomma, che tutti insieme corrono all'obiettivo principale di organizzare uno standard perfetto, o se non è perfetto, insomma, tendente al perfetto, ovviamente. Oh, allora, piccolo inciso. La prima cosa è la mappatura della tribuna. Abbiamo detto che la tribuna autorità è qua, è un, come dire, un foglio Excel. In realtà noi lavoriamo direttamente sulla piattaforma del provider dei servizi di biglietteria. Nel caso specifico, in questo momento si tratta di Viva Ticket. Per ovvi motivi non ho potuto mettere immagini né dare un dettaglio ulteriore di tutta quella che è la dinamica interna di questa piattaforma. Però noi abbiamo sempre comunque un file che ci consente di gestire ovviamente la capacità complessiva della tribuna. Qua si è visualizzata la tribuna autorità dello Stadio Olimpico di Roma e ovviamente con il sistema, con la piattaforma Viva Ticket possiamo entrare in un discorso di gestione dei biglietti analoga a quella rappresentata dalla collega del tennis. È chiaro che poi stiamo anche noi cercando di migliorare tutta la dinamica, ma al momento siamo ancora in fase sperimentale. Eccoci qua. Una delle situazioni più delicate è appunto una valutazione delle risorse che occorrono per organizzare, diciamo, un servizio di alto livello all'interno dell'area VIP. È una gestione che naturalmente risente anche delle esperienze, dei feedback dei club che giocano all'interno dello stadio, per cui teniamo in grande considerazione quanto loro ci danno come esperienza diretta di partita domenicale. È una stima che chiaramente prende in considerazione aree come le aree ospitalità, che vedrete sono almeno due, le tribune, i servizi vari. Ovviamente